Grazie, un saluto a tutti. Con alcuni di voi ci siamo già visti il precedente incontro. L'incontro di oggi sarà un po' un riassunto, è una preparazione di quello che poi sarà il tema che verrà svolto nei due incontri successivi. Abbiamo visto come parlare di settenni significa parlare di un modo di vedere la vita umana. L'età della vita che ognuno di noi percorre, così come percorre i giorni della settimana, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e così via, che già nel loro nome riecheggiano un linguaggio antico, un linguaggio che ha le sue radici in una visione astrologica. Il giorno della luna, il lunedì, il giorno di Marte, martedì, il giorno di Mercurio, il mercoledì e così via. Quindi ci possono essere dei concetti universali che trovano poi anche il loro riscontro all'interno della vita di ognuno di noi. E così come il lunedì, se uno ascolta bene, è diverso qualitativamente dal martedì, dal mercoledì, dal giovedì e così via, così anche le età della vita sono diverse. Ogni età della vita ha le sue sfumature, i suoi colori particolari, e riuscire a coglierli può avere un grande valore per cercare di decifrare quell'enigma, diremmo così, che è rappresentato dalla vita di ognuno di noi. Ognuno di noi ha questa immagine, vive la vita come scrivendo un libro, a capitoli e sottocapitoli, e ha una sua architettura fondamentale, che man mano che va avanti il libro della vita si definisce sempre di più. Questo corso della vita è stata chiamata biografia dell'uomo. Quindi queste capacità, questi strumenti che io cerco modestamente di fornire, sono degli strumenti fondamentalmente conoscitivi e interpretativi per cercare, da una parte, per chi è ancora in queste condizioni, di poterlo utilizzare prima su se stesso per una maggiore conoscenza anche della propria vita, e poi anche dal punto di vista applicativo per chi svolge, o come genitore o come educatore, una funzione pedagogica all'interno della società. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che avere a che fare con un bambino di 3 anni, di 4, o di 5, o di 8, o di 9, non è la stessa cosa, così come dicevo prima, non è la stessa cosa il lunedì, il martedì, il mercoledì o il sabato. Quindi riuscire a cogliere quelle che sono le specificità di ogni periodo della vita, credo che possa dare gli strumenti, come vi dicevo prima, estremamente utili. Per che cosa? Per quello che, per chi persegue un cammino di consapevolezza, significa. Cioè è la ricerca di dare un significato alla propria esistenza. E quindi questa via, perché ovviamente è una via, come tutte le vie, la possiamo solo percorrere, riesce a dare un senso a quello che altrimenti solo come pura esperienza senso non ha. Ognuno di noi vive la propria vita, ma è consapevole di quello che avviene in quel momento fuori, al di fuori di noi stessi, quello che avviene all'interno di noi stessi, ma spesso
non ha consapevolezza del periodo in cui si sta trovando. Molti di noi sono avanti con gli anni, quindi il materiale di osservazione biografico di ognuno di noi è abbastanza vasto. E come lo si osserva? Lo si osserva in maniera retrospettiva. Retrospettiva che cosa vuol dire? Vuol dire guardare all'indietro gli eventi della nostra vita. Con un processo che era conosciuto fino all'epoca delle scuole pitagoriche, dei misteri pitagorici, c'era un esercizio che veniva dato, che era l'esercizio della retrospezione. E in cosa consisteva questo esercizio della retrospezione? Corrispondeva nel porsi in una certa condizione di tranquillità, accendere una candela dietro di sé e rivedere la giornata, un periodo della vita, la settimana per chi era più capace, un mese, un gruppo di anni, e vedere gli eventi che si sono succeduti con una oggettività il più possibile scevra e pulita della componente spesso caotizzante dei sentimenti, ma sono gli eventi. In questa maniera si viene a creare quello che anche nella medicina viene chiamata l'anamnesi, no? L'anamnesi cos'è? È un viaggio ritroso nel tempo, in cui la coscienza si pone fuori del campo del qui e ora e osserva ciò che fu. Questo naturalmente, questa osservazione, se portata avanti nel tempo, può permettere di cogliere degli aspetti della propria biografia fino sempre più ampi, sempre più vasti. Fino a quando? Fino al primo ricordo. Quello è il momento da cui tutto inizia dal punto di vista della propria consapevolezza. L'uomo vive con la sua coscienza, interamente se stesso, all'interno di due, come dire, di due confini. Uno è un confine che viene dato e costruito, lo vedremo prima un po' poco a poco, ed è rappresentato da tutto ciò che l'uomo ha come esperienza sensoriale, dai propri sensi. Quello che in questo momento i miei occhi vedono, i suoni che ascolto, le voci, i volti. Questo è un aspetto, diciamo l'aspetto, il confine esterno della coscienza individuale, comune sto dicendo. E l'altro aspetto è più interiore ed è legato appunto alla propria, attraverso la memoria, fino al momento in cui compare il primo ricordo. Questo, non so quanti di voi abbiano fatto questo esercizio, alcuni sì, il primo ricordo è l'alfa, è l'inizio di tutta questa esperienza che arriva fino all'oggi. Quello che ci si squaderna in questa vista che cos'è? Appunto è la nostra biografia, la storia della nostra vita, che può essere, diciamo, interpretata attraverso varie chiavi di lettura. Ci può essere una biografia dal punto di vista, facevo l'esempio prima della medicina, no? Una biografia dal punto di vista delle malattie che uno ha avuto. Ora avere una polmonite o avere una nefrite a 8 anni, a 18 o a 42 non è uguale.
Sicuramente l'evento clinico è lo stesso, ma si inserisce in una fase della vita molto diversa. E la conoscenza di questo, per arrivare alla conoscenza di questo, bisogna sempre considerare l'uomo nel suo triplice aspetto. Cioè noi siamo esseri fisici incarnati, quindi abbiamo un nostro corpo denso, siamo degli esseri psichici, quindi portatori di un'anima che sente, di un'anima che vuole, di un'anima che pensa, e portatori di un principio spirituale, individuale, unico, irripetibile, che si riveste di questi altri due aspetti. Quindi il mistero stesso dell'uomo si rivela attraverso la sua biografia, perché ciò che avviene, ciò che noi possiamo osservare con questo esercizio che vi dicevo, sono eventi che contemporaneamente ci coinvolgono, ci hanno coinvolto fisicamente, portandoci in un luogo, facendoci sperimentare qualche cosa attraverso i nostri sensi. Ciò che abbiamo sperimentato in quel luogo, in quei sensi, ha anche una sua controparte, una parte aggiuntiva, interiore. Siamo stati bene, abbiamo amato, abbiamo odiato, siamo stati felici, infelici. Le relazioni che abbiamo avuto, diciamo, gli allargamenti di orizzonte, o il contrario, anche i restringimenti, i momenti come questo che stiamo attraversando tutti, di chiusura, di rinunce, di sofferenza. E tutto quanto questo ha una sua valenza anche dal punto di vista spirituale. Quindi potremmo accostare il concetto della biografia dell'uomo con quello del destino, o usando i termini che vengono dall'Oriente, il karma individuale. Quando io osservo la biografia mia, io sto osservando ciò che il mio essere spirituale ha vissuto in questa esistenza. Come si dice, uno spirito in corpo e anima. Senza questa distinzione fondamentale, è molto difficile riuscire a trovare un significato, quindi a dare una risposta a un perché. Perché, appunto, per dare un significato agli eventi è necessario prenderli in tutte e tre le sue dimensioni e riuscire a distillarlo dal punto di vista più intimo, più personale, che è quello legato al nostro essere spirituale. Quindi fornire degli strumenti per osservare e per rendersi consapevoli e dare significato è un cammino estremamente importante. E questo lo sapevano fin dall'antichità, in tutte le culture, in tutte le epoche, sono esistite appunto varie chiavi interpretative secondo le quali la vita dell'uomo poteva essere divisa in questi periodi. E all'interno dei singoli periodi ritrovare le tappe più o meno obbligate, che ognuno di noi, come essere umano, si trova a vivere. Ognuna, usando questo linguaggio musicale che adesso vedremo, ritorna con una sua frequenza particolare. Quindi, ad esempio, innamorarsi a 14 anni non è della stessa frequenza, non ha la stessa frequenza, la stessa intensità, lo stesso coinvolgimento che può averlo a 35 o a 45 o a 65. E riuscire a sviluppare questa sensibilità è un grande aiuto per quello che vi dicevo prima. Quindi anche
le epoche, le culture passate avevano questa, fornivano, cercavano questi strumenti, ovviamente in un processo di consapevolezza molto diverso da quello, a mio avviso, di quello che è l'uomo di oggi. E il riferimento più antico, quello che ancora adesso utilizzeremo, utilizziamo, ecco, in questi incontri, è quello che nel mondo greco veniva chiamata lepdomaden. Adesso io non ho fatto greco, quindi sbaglierò la pronuncia. Ecco, quindi che cos'è? È fondamentalmente ciò che si esprime nella legge musicale dell'ottava. Cioè questi intervalli, queste risonanze, perché è esattamente ciò che avviene nella biografia. La biografia di ognuno di noi è un essere vivente che vibra, che ha delle sue armoniche principali, delle sottarmoniche, delle chiavi, e quindi il poter capire qual è il modo di affrontare questo studio, e questo modo di affrontare questo studio per sé e per gli altri, ovviamente fa riferimento in un primo momento a una visione musicale, una visione, come dicevo, citavo prima, pitagorica, in cui tutto il mondo è numero, in tutta la creazione vive nell'armonia dell'universo che si manifesta e si riversa continuamente in tutto il creato, è un modo consono per poter procedere. E questa legge dell'ottava musicale che cosa contempla? Contempla queste 10 fasi di 7 anni ciascuna, più o meno, vedremo. Quindi per un totale di 70 anni circa. E la durata media, 10 volte 7. Ma vedremo poi, riprenderemo dopo anche l'origine di tutto quanto questo a sua volta. Questa legge dell'ottava musicale fu ripresa anche dai romani in passato, che ne fecero una lievissima modifica, cioè unirono i due settenni, cioè unirono due settenni a formare un periodo di 14 anni, per un totale non di 7 età della vita, ma scusate, 10 età della vita, ma di 5. 5 fasi della vita, la famosa, la vecchiaia, l'infanzia, la fanciullezza e così via, per un totale di 5. Ma a sua volta questa legge musicale dell'ottava ha un'origine universale. Queste sono le scoperte che dicevo, che vivevano nelle antiche scuole iniziatiche, in particolare, ripeto, quella pitagorica. E perché 7? La chiave, vi dicevo prima, no? Come il linguaggio musicale, la chiave è il 7. E che cos'è il 7 da un punto di vista non 7 bastoncini, 7 gelati ovviamente o 7 ciliegine, ma il 7 come entità, numero che ha delle leggi intrinseche in se stesso e si armonizza con gli altri numeri come principi creatori, mantenendo le sue caratteristiche. Quali sono le caratteristiche qualitative del 7? Il 7, il numero, quello che noi chiamiamo il 7, il numero, non la cifra, è l'espressione dinamica dello spirito del tempo. Noi abbiamo 7 giorni della settimana e l'unità di misura è la settimana, che è sempre un'unità di misura di tempo. Da sempre l'uomo si è chiesto come poter misurare il tempo. E frutto di tante ricerche fu questo, individuare appunto nel settenario il principio evolutivo.
Quindi il 7 è espressione dinamica dello spirito del tempo, ma il tempo, nel suo scorrere doppio, porta con sé la trasformazione, la metamorfosi, e questa è un'altra legge. Questa metamorfosi che noi possiamo vedere e riscontrare all'interno della biografia umana contiene all'interno questi intervalli, questi sottintervalli settenari, che hanno una loro origine e una loro risonanza interna, che poi adesso andiamo a vedere. Quindi in base a questo, a questa chiave di misura del tempo che si associa ad un'altra chiave universale che ha la sua origine nell'universo, che si riassume nel 12. Il 12 è l'espressione dinamica non dello spirito del tempo, ma dello spirito dello spazio. Così come 7 sono i pianeti principali. I pianeti, voi sapete che il termine pianeta vuol dire planetein, vuol dire muoversi, movimento, sono gli esseri che nel cosmo si muovono in continuazione, si rincorrono secondo le loro orbite, si incrociano, formano gli aspetti, si mettono in opposizione, si mettono in vicinanza, in risonanza, si mettono in triangolo e così via. Tutta l'astrologia classica conosce tutti questi rapporti. Ma tutto quanto questo è sempre ha come sottofondo questi 12 impulsi alla forma che determinano poi lo spazio, che provengono questa volta dai cosiddetti segni fissi, che sono i 12 impulsi zodiacali. Quindi tutto il tempo che si sviluppa e si trasforma nello spazio, quello in cui noi partecipiamo come esseri incarnati, ha queste due grandi chiavi di lettura. E noi osservando le cose dal punto di vista soprattutto psichico, animico, prenderemo in esame soprattutto quella legata alle funzioni planetarie. Questa chiave di lettura è stata usata anche nelle tradizioni esoteriche per caratterizzare le cosiddette epoche o ere o epoche di cultura, ognuna delle quali all'interno con lo sviluppo di razze radicali e così via. Quindi c'è un modo di leggere la storia non solo da un punto di vista di ciò che ci è stato insegnato a scuola, ma c'è un modo anche di inquadrare la storia dell'universo, del mondo, con altri criteri. Questo perché è importante? Perché in quanto essere spirituale io partecipo a questo. Se io nasco e noi siamo nati in quest'epoca ovviamente è una quinta epoca di 7, all'interno di un'epoca di cultura, all'interno di una razza radicale e così via. E questo serve, ovviamente la conoscenza di questo serve a caratterizzarci da un punto di vista della consapevolezza, della coscienza di noi stessi. Se io non sono nato a Livorno nel 1952 e non sono nato al Cairo nel 1948, non è che sia indifferente. Questo ovviamente ha a che fare con la mia storia, col mio destino, col mio karma, da una parte, e dall'altra parte poi creerà tutta una serie di relazioni, conseguenze particolari anche nello sviluppo della mia vita. Quindi
l'identificarsi, il darsi un'identità e dare un significato, parte proprio anche da questo, dalla conoscenza di questi elementi. E è solo lo spirito materialista della nostra epoca che cerca di azzerare tutte queste qualità, dicendo che è un fatto poco importante o secondario, perlomeno, il fatto che uno nasca di qua o nasca di là, che sia appartenente ad un popolo anziché un altro, che diciamo la sua storia avvenga in un contesto culturale, si sviluppi in un contesto culturale anziché in un altro. Non che questo debba rappresentare, a mio avviso, una prigionia, una prigione, anzi, ma come forse lo era più in passato, dove c'erano persone che nascevano in un paesino e morivano lì, e al massimo erano andati in un paesino accanto, forse magari per qualche occasione particolare. Ovviamente la nostra coscienza è diversa, è molto più ampia, e quindi anche la consapevolezza del nostro essere aumenta e si amplia e fino a poter diventare veramente cittadini di questo mondo e non solo di una nazione, ma attraverso tutto un cammino evolutivo in senso spirituale. Quindi partire, avere consapevolezza da dove uno parte aiuta molto, ecco. E da dove uno parte e in che epoca e in che luogo è nato, quindi volontariamente ha scelto di incarnarsi in quel luogo, in quell'epoca, attraverso quei genitori e non altri, perché si possono avverare, dicevamo l'altra volta, tutti gli eventi del destino che sono preparati e che hanno, e che ovviamente noi, come l'immagine bellissima delle tre parche, l'ultima parca, dopo aver avvolto il filo della nostra vita, tagliava il filo e noi, entrando nel mondo delle mille forme, ci dimentichiamo di tutto quanto questo. E tutto il nostro cammino, quindi nella nostra biografia, è ritrovare un senso, ritrovare chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, perché viviamo come viviamo o abbiamo vissuto come abbiamo vissuto, in vista ovviamente di un'evoluzione futura. Tutto quanto questo si chiude ovviamente se, come succede, dicevo prima adesso, consideriamo la vita come un insieme di eventi casuali, come si dice nel linguaggio scientifico, eventi random, che quindi si verificano e si, così, in maniera capricciosa, non hanno un senso, oppure noi non riusciamo a capirlo, e quindi non riuscendo a capirlo lo eliminiamo, e proseguiamo così come ciechi nella nostra esistenza, verso cosa? Verso il ritrovamento della nostra vera essenza, per chi ovviamente sa che esiste o crede che esista. Il fatto di eliminare anche questo ovviamente non fa niente altro che aggiungere cecità a cecità. Quindi non ha senso parlare di biografia, non ha senso parlare di chiavi universali, non ha senso di parlare di leggi eterne come quella della causa e dell'effetto, del karma, del destino, le cose avvengono casualmente, non c'è nessuna conseguenza, si può fare tutto, è il contrario di tutto. Ecco, e così l'uomo ovviamente perde se stesso, perde la sua essenza spirituale in questo. Ma per ritornare alle leggi universali che si riflettono all'interno dei settenari attraverso i quali si sviluppa la storia
dell'uomo, di ognuno di noi qui sulla Terra, parlavo delle sette epoche di cultura, no? Noi viviamo in questa visione, nella quinta di sette epoche di cultura, dopo questa ne succederanno in questo periodo ciclico altre due. Quindi ogni epoca di cultura, dicevo, dura 2160 anni circa. E tale è, dicevo prima, uno dei 12 intervalli da dove viene fuori questo 2160. È un dodicesimo dell'intervallo che veniva chiamato ed è chiamato ancora in astrologia l'anno platonico, che sono 25.920 anni terrestri. E che cos'è l'anno platonico? E questi 25.900 anni sono il periodo in cui il Sole, viene chiamata anche la precessione collegata con la precessione degli equinozi, cioè esiste dal punto di vista astronomico un punto cosiddetto un punto gamma, cioè il punto in cui il Sole sorge all'equinozio di primavera. Questo movimento, ovviamente, nei secoli, nei millenni, si sposta in senso anterogrado, e per fare il giro completo di 360 gradi dello zodiaco intero ci mette appunto 25.920 anni. Per percorrere un segno zodiacale ci mette 2160 anni, che corrisponde appunto a un periodo di cultura. Quindi noi adesso siamo nel periodo di cultura dei pesci ancora per un po'. Poi quando il Sole sorgerà nell'equinozio di primavera, nel segno, andando retrogrado nel segno dell'acquario, cambieremo epoca di cultura. Quindi esiste un orologio cosmico con il quale il nostro orologio biografico personale è in una relazione intensa. Quindi ogni epoca di cultura è contrassegnata da un segno zodiacale diverso. Per esempio, all'epoca egizia il Sole sorgeva nell'equinozio di primavera nel segno del Toro. E quindi, se voi guardate moltissima dell'iconografia di quell'epoca, vedete continuamente questo animale raffigurato in maniera molto molto frequente. Se un anno platonico, dicevo, dura 25.920 anni, diviso 12, abbiamo visto 2160 anni. A che cosa corrisponde un dodicesimo di un anno platonico? Corrisponde a un mese platonico. Quindi se un anno platonico, un anno nell'universo, il periodo in cui il Sole percorre tutto lo zodiaco, al momento, tutti i segni dello zodiaco, al momento del suo sorgere qui sulla Terra, nel punto gamma dell'equinozio primaverile, è un anno, un dodicesimo di questo rappresenta un'epoca di cultura, cioè 2160 anni. E se questo è 2160 anni, è un mese platonico, quanto durerà un giorno platonico? Durerà 2160 anni diviso 30. Il risultato è 72. Un giorno platonico sarà di circa 72 anni,
che corrisponde nel riflesso della nostra biografia alla durata media di una singola vita, qui come esseri incarnati sulla Terra. Con questo non voglio dire che tutte quante le persone, ovviamente a 72 anni, anche perché anch'io ne avrei pochi ancora di più da aspettare, debbano finire. Però da un punto di vista biografico potremmo dire, avete presente, ci sono alcune edizioni in cui c'è il libro scritto, i capitoli, e poi in fondo al libro ci sono delle pagine bianche che non sono scritte. E sono, potremmo dire, le pagine in cui uno può liberamente scrivere lui le annotazioni al di fuori dell'opera. L'opera è compiuta. Il libro ha avuto un primo capitolo, si segue così così, ha una fine e si chiude. Ma non è detto, appunto, che questa chiusura, la fine del libro, non possa essere l'inizio, appunto, della parte del libro dedicata, la chiameremo così, alle pagine bianche. Quindi cosa vuol dire questo in altri termini? Che nella biografia di ognuno di noi ci possono essere, al di là della compiutezza, anche dei momenti massimamente liberi, dove ciò che compiamo in quel periodo non appartiene più alla necessità del nostro passato, ma getta semi e germi per la volta futura, per la vita futura. Questo è un periodo, potremmo dire, di grazia, un periodo in cui, almeno nella visione a cui faccio riferimento io, l'uomo è libero. È libero e responsabile. È responsabile anche di lavorare per il suo karma futuro. Assolti i compiti, assolti, lo vediamo, no? Molti di noi sono in una fase della vita in cui professionalmente, bene o male, insomma, ti sei affermato, hai trovato il tuo posto, poi hai creato una famiglia, poi hai avuto dei figli, poi hai sistemato i figli, poi hai sistemato... E in questo momento uno magari si chiede, boh, e adesso? Dal momento stesso che continuo a vivere, che cosa me ne faccio io di questa mia esistenza? Non posso continuare ovviamente a accumulare. È il momento inverso, è il momento magari di forse creare liberamente, di donare, di dare quello che uno è riuscito ad estrarre come succo della propria vita, della propria esistenza. Questo naturalmente è tanto più ricco quanto più uno ha avuto consapevolezza, ha sviluppato una consapevolezza anche della propria vita. Questo è indipendentemente, scusate, dal ruolo sociale che può avere avuto. Ci sono Steiner, nel uno degli ultimi cicli che dà, uno dei compiti più alti che si era dato era quello di portare il concetto del karma all'interno del mondo occidentale. E quindi nelle sue indagini lui cerca di cogliere le leggi, le stesse del karma, e ne coglie varie. Ce n'è una, a proposito, due, anzi, che sono foriere, secondo me, di grandi frutti benefici. Una è l'alternanza all'interno di una singola vita di un'incarnazione in una corporeità maschile e in una corporeità femminile. Si alternano, perché ovviamente ognuna di queste due esperienze della vita, cioè un essere spirituale che non è né maschio né femmina,
una componente animica, l'anima è, come dicevano gli alchimisti, Mercurio per sua natura, è entrambe e si polarizza a seconda di quello che trova, ma ha questa capacità di oscillare continuamente. È una componente fisica che invece è massimamente polarizzata, cioè la parte fisica o è maschio o è femmina. Ma con questo ovviamente non vuol dire che in questo uno si, come dire, perda le altre componenti. Allora, dal punto di vista spirituale, esperire la vita in chiave maschile o in chiave femminile è fondamentalmente diverso. Non entriamo nella trappola di alcuni di dire migliore, peggiore. No, no, è completamente diversa. Se non altro, solo con il rapporto che uno ha con la fisicità, con l'essere fisico, con le forze strutturanti della terra, con la pesantezza, cosa che ovviamente in una corporalità maschile agisce molto di più rispetto ad una corporalità femminile, e così via. Quindi le alternanze in una chiave evolutiva di riunificazione sono fondamentali. E un'altra delle caratteristiche che dava era questo del... altri due, anzi, ve le colgo, perché queste hanno sempre a che fare con la biografia. L'alternanza delle vite, delle incarnazioni, diciamo così, incarnazioni di servizio, chiamiamole, e incarnazioni di azione, cioè vediamo che ci sono individualità che hanno un forte impatto con il tessuto sociale, indipendentemente dalla loro consapevolezza, no? E altre persone che sembra che abbiano una vita più ritirata, più riservata. E per il modo materialista in cui affrontiamo il mondo, in generale la nostra cultura affronta il mondo, questi sono poco importanti, ne viene sminuito il valore e invece viene dato il massimo risalto al contrario, no? A chi continuamente si manifesta, è presente nella società, deve sempre imprimere se stesso di qua, di là, di su, di giù, l'uomo, cosiddetto l'uomo o la donna di successo, no? Questo è il parametro. Da un punto di vista spirituale non è così, per fortuna, ecco. Quindi chi fa una vita da manager fa un certo tipo di esperienza del mondo, chi fa una vita, diciamo, più tranquilla, no? Il lavoro, la casa, la scuola, la famiglia, gli amici, ecco, ne fa un'altra. Altrettanto importante nella gestione generale dell'esistenza. Sarà più propensa magari a curare e a sviluppare attorno a sé un certo tipo di raffinatezza, un certo tipo di cultura, un certo tipo di affetto, un certo tipo di qualità, di solito dall'altra parte estremamente carenti. Magari una vita, dall'altra parte una vita, adesso le sto polarizzando un po' per dire, una vita in base ai budget da raggiungere o il benessere economico e così via. È una povertà interiore. Quindi il fatto dell'alternanza anche qui è una cosa... Quindi per non allontanarsi, quando nasce un bambino, il fatto che sia maschietto o femminuccia, anche se ancora si fa fatica a distinguere, anche questo non è che sia ovviamente così indifferente. Quindi pone immediatamente delle qualità e delle ricerche di risposte, diciamo, ai suoi quesiti diversi. E un terzo aspetto che volevo, sul quale io mi sono soffermato,
e l'alternanza di, nelle vite tra, potremmo dire, relazioni di sangue e cioè affinità, non relazioni, più affinità di sangue e affinità elettive. Le affinità di sangue sono quelle che noi conosciamo, no? Relazioni padre, figlio, madre, figlia o figlio, quindi dove l'ereditarietà ha una componente molto, molto, molto importante, e le altre affinità che sono elettive. Io ti eleggo, mio amico, ti chiamo ad essere mia compagna, mio compagno, ma perché lo faccio liberamente, non perché la voce del sangue mi porta a sceglierti, oppure come dicono i figli, ma io non ho chiesto di nascere. Un'obiezione che dal punto di vista, diciamo così, un po' più ampio, non sta in piedi, perché in realtà è un richiamo molto forte quello che lega ognuno di noi ai propri genitori, al proprio padre e alla propria madre. Quindi in realtà, anche se inespresso, noi abbiamo chiesto di nascere attraverso di loro. E loro hanno ovviamente reso questo possibile. Indipendentemente da poi come abbiano condotto la loro vita, oppure come si siano comportati nei nostri confronti, però il fatto stesso di avere, di essere vivi, di avere una vita, oggettivamente noi lo dobbiamo a loro. E quindi se facciamo tutte le esperienze che facciamo, in parte lo dobbiamo anche a loro. Questo è il riferimento ai comandamenti, no? Onore il padre e la madre, no? Onorare loro in quanto esseri che hanno permesso la nostra incarnazione qui sulla terra, e lasciare a loro e al loro karma tutte le conseguenze delle loro azioni, ma che riguardano le loro individualità, le loro storie. E anche questo ovviamente è importante dal punto di vista dello sviluppo, soprattutto per chi si ritrova all'interno della biografia in una fase, diciamo, genitoriale, cioè ad avere dei figli. Tirare su dei figli, naturalmente, con delle conflittualità aperte, continue, con i propri genitori, non può non avere delle conseguenze anche dal punto di vista educativo sui propri figli. E così via. Quindi siamo tornati, diciamo, all'interno della biografia umana a prendere in considerazione questi settenni. Abbiamo visto l'origine, abbiamo visto che essi rappresentano degli archetipi, uso questo termine che credo che sia accessibile alla maggior parte di voi, agli archetipi simbolici rappresentati dai pianeti, ognuno con le sue qualità, che si attivano nei vari settenni e dove vengono ad avere, non è che non ci siano prima e poi nel settennio incominciano a presentarsi, no, ci sono tutti e sette questi periodi, così come facevo l'esempio prima delle tre parche. La nostra vita viene intessuta, il nostro destino viene intessuto adesso faccio un'altra piccola e mai importante digressione per poi ritornare al tema. Uno dice, vabbè, ma questi sono i settenni nel cosmo, no? L'anno platonico e tutto, ma come divengono poi, come arrivano qui sulla Terra? E qui entriamo, ci abbassiamo, diciamo, ci avviciniamo di un gradino alla Terra e osserviamo spiritualmente quello che avviene nella sfera della Luna. La sfera della Luna è la sfera, chi sa, ovviamente chi ha conoscenze di astrologia sa che questo sono memorie anche antiche che erano coltivate sempre nelle sedi degli antichi misteri, che adesso si sono ovviamente svelati e sono
a disposizione di tutti. La Luna, la sfera della Luna, tutto quello che va dalla Terra alla Luna è la sfera, viene detto, delle nascite. Cioè le anime, ovviamente, venendo da tanto, tanto lontano, dopo aver fatto il viaggio cioè, in andata, durante la fase del post-mortem della vita precedente, arrivati al cielo, per dire alla Dante, delle stelle fisse, visto e raccolto il compito karmico del pareggiamento di ciò che è stato fatto nella vita precedente, ritorna di nuovo verso la Terra. Attraversando tutte le sfere di pianeti, quindi in senso contrario, quindi entrando nella sfera da prima di Saturno e poi di Giove e poi di Marte, poi entrando nella sfera del Sole e poi attraversando la sfera del Sole è la porta della morte in realtà, e poi entrando nella sfera di Venere e poi di Mercurio e poi entrare nella Luna. Nella Luna avviene che cosa? Che la sostanza di cui noi siamo rivestiti nella prenascita avviene in essa lo stesso gesto che nella mitologia viene riferito alle tre parche, cioè il nostro destino è come se fosse aggomitolato in un fuso. E questi sono i 10 mesi lunari della gestazione. La gestazione, il parto, tutto il mondo della nascita è dominato dalla Luna. Noi normalmente facciamo il computo con i mesi solari, anche i ginecologi dicono 270 giorni oppure dicono 9 mesi solari. Ma in realtà il computo esatto, data la pertinenza delle nascite, è secondo i mesi lunari. I mesi lunari sono più brevi, sono 27 giorni solari, 0,5. Quindi 10 volte sono i 9 mesi solari, diventano i 10 mesi lunari. 10 mesi lunari è il termine della gravidanza. E che cosa avviene in questo periodo a livello sottile? Mentre della mamma si svolge tutto quello che noi conosciamo come l'embriogenesi, no? La formazione dell'embrione, la crescita dell'embrione. E che cosa fa questo embrione a livello sottile? Avvolge il suo destino. Prima era stato avvolto già, durante i 10 mesi lunari. Ogni mese, mi ricordo che una volta venne da me una paziente a Firenze e lei veniva da me prima di andare da un medico ayurvedico in India. E dico, ma cosa ci va a fare? Ah, dice, vado a prendere una pillola anticoncezionale. Dice, ma come la pillola anticoncezionale? Sì, è un misto di erbe che lei mi ha costruito quando ha saputo in che fase di luna io ero stata concepita. Allora, quando quella stessa fase di luna si ripresentava nel corso della mia vita, questo era il momento in cui io ero massimamente fertile. Quindi lei andava da questa dottoressa che su base astrologica gli costruiva delle piante, per cui in quel periodo lì ovviamente veniva oscurato e quindi lei in quel periodo non era fertile. Allora riflettevi, ma che relazione c'è tra queste due cose? E poi cercandolo la trovai. La relazione è questa, cioè le fasi della luna, le fasi del concepimento, sono estremamente importanti, forse più della nascita. La nascita è l'entrata in questo mondo, è l'inizio, potremmo dire, della biografia, è il punto zero, ma questo punto zero ne precede un'altra che avviene a un altro livello. Quindi un conto è la nascita al mondo, un conto è il concepimento. Il concepimento riguarda tutto ciò che avviene nella sfera della Luna. E che cosa avviene in questa sfera della Luna?
potremmo dire prendendo il tessuto del nostro destino, e questo viene avvolto come in un fuso. E mentre in questi 10 mesi lunari la Luna gira attorno alla Terra, facendo ovviamente una sua circonvoluzione, contemporaneamente si avvolge, diciamo, un settennio del nostro destino. Per cui con questa bellissima immagine dell'ultima delle tre parche, adesso non mi ricordo i nomi, non li ho freschi, in modo mi ricordo che l'ultima parca, dopo che è stato avvoltolato il filo del destino dell'uomo, taglia il filo. E questo essere, che a quel punto è un essere ancora, potremmo dire, spirituale, attraverso e viene assorbito dalla Terra, si riveste dei quattro elementi ed entra nella sfera della Terra. Una volta che è entrato, al momento stesso della nascita, noi nasciamo rovesciati, cioè noi veniamo alla Terra, ma alla Terra presentiamo prima il nostro capo, la nostra testa. Non è che venendo a Terra atterriamo con i piedini. Quando si esce con i piedini, si esce dal ventre della nostra madre, nasciamo con la testa. Quindi rovesciati rispetto a quello che uno si aspetterebbe, vieni sulla Terra, esci con i piedi, no? E lì ovviamente la situazione, questo quello era stato rotolato, incomincia a srotolarsi. E questi 10 mesi lunari, questi che si sono avvenuti nel concepimento, durante il concepimento, come una pergamena si srotola settennio dopo settennio nella nostra vita. E questo naturalmente è il nostro karma passato. I nostri impulsi anche di volontà a portare a termine i nostri compiti, i compiti per cui ci siamo incarnati. Però ovviamente nel corso dei settenni ci sono anche cose nuove. Quindi un'altra cosa importante sul quale ci si dibatte da un punto di vista più filosofico, ma l'uomo è un essere libero? Se il karma determina, allora io sono solo un burattino, posso solo seguire quello che il karma ha già deciso per me. Dove sta la mia libertà? O la stessa cosa per gli astri, no? Quando si dice, ah, adesso avviene questo, quest'altro in cielo, e quindi io... Come al solito, ovviamente, la verità non sta né nell'uno né nell'altro estremo, secondo il mio punto di vista, naturalmente. Non siamo determinati, ma non siamo neanche così completamente esposti al puro arbitrio. E qual è questa via di mezzo? È che in questa pergamena che si svolge, questa pergamena della vita, in questo libro, noi troviamo delle pagine. Ci sono degli eventi che sono già scritti. E su questi ovviamente non c'è libertà, perché si presentano, vanno a effetto. L'uomo li può distorcere, li può nella sua libertà, che non è il suo obiettivo, più che libertà, le può o anticipare o posticipare, ma gli eventi rimangono. Quello che non è scritto, invece, è la posizione che uno prende. Cioè, cosa vuol dire questo concretamente? Il destino mi porta a incontrare una persona. Questo è nel destino. Io non posso far finta di non averla incontrata. Però in questo destino non c'è scritto, l'ho incontrata per motivi di cui posso essere cosciente o il più delle volte no. Il tutto di solito sta dietro il generico sentimento di simpatia o antipatia.
se uno potesse, fosse veggente, potesse vedere il perché magari una persona ti è simpatica, il perché ti è antipatica, perché vorresti abbracciare questa persona come una persona che hai visto l'altro ieri, oppure invece ti dà fastidio solo vederne la presenza, magari non ti ha fatto niente, ma senti un sentimento di repulsa nei suoi confronti. Ma anzi, il più delle volte, superando questo, seguendo questo, ci troviamo a prendere delle posizioni, a fare delle cose, o a rifiutare, o a farne delle altre. Ecco, tutto quanto questo non è scritto. Questo fa parte del, diciamo, del destino che creiamo. Quindi quando in alcuni film dice io sono creatore del mio destino, non è una bugia, ma è una parte di verità. Sì, è vero che siamo creatori del nostro destino per una parte, nel destino futuro, ma non siamo liberi, ovviamente, per tutto quello che come destino passato il mondo ci presenta, cominciando dai nostri genitori, i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri amici, soprattutto quelli dei primi anni in cui andavamo a scuola. E l'altra cosa, sempre tornando alle leggi del destino, che è il rincontro per gruppi. Cioè nel senso che se noi, questo lo sanno bene anche gli insegnanti, le classi, adesso ovviamente non si tiene più conto di questo, ma le classi, soprattutto le elementari, dato che parliamo del secondo settennio, nelle classi si incontrano anche comunità di anime che sono state insieme nelle vite passate. Il famoso compagno di banco, no? Ognuno di noi credo che abbia il ricordo dell'amico o dell'amica del cuore, no? E queste sono espressioni ingenue ancora di realtà profondissime che possono avere le loro radici solo in questi eventi, gli eventi che sono stati prima della nascita in questa terra. Quindi il fatto stesso di unire la capacità, diciamo, di vedere la propria vita come una sinfonia musicale, come una creazione unica, irripetibile, capire quali sono le strutture interne, cercare di capire come su questo palcoscenico, potremmo dire, della nostra vita si manifestino eventi profondissimi legati ai nostri destini individuali, di popolo, di razza. Cioè, penso che sia, diciamo, un cammino, perlomeno, in senso molto inglese, molto interessante. Ecco. Non vado oltre. Questo solo per dire, ma che senso ha occuparsi di biografia, oppure già se io vedo un bambino che nasce, no? Adesso mi metto dalla parte non del bambino che fui o del ragazzino che fui, a parte che ovviamente c'è qualche fiammata ancora in questo senso, per fortuna, ma se mi metto dal punto di vista non del puer, ma del senex, e osservo la vita, ovviamente il fatto di vedere un bambino piccolo, un bambino che nasce, e cercare di vederlo appunto non come il frutto dell'unione di uno spermatozoo con un ovulo, ma vederlo alla luce delle cose che ho cercato così di pennellare, perché sono solo pennellature, ecco, quello che cerco di darvi, e beh, insomma, i sentimenti di devozione, di venerazione, di meraviglia, ecco, sono i primi che sorgono, ecco, di fronte a. E questo non è che sia indifferente, lo vedremo dopo brevemente, per tirare su, per nutrire. E nell'umanità futura, io credo, stando le cose come stanno, la piega che stanno prendendo, penso che sarà sempre più necessario per i bambini che riusciranno a nascere per vie naturali
e non in laboratorio, avere chi li accoglie con questi, con questo calore, con questo sentimento. Vabbè, quindi abbiamo visto questi archetipi che sono delle chiavi interpretative anche per noi, conoscendone le qualità. Quindi abbiamo in questo senso i primi tre settenni che vanno dalla nascita al mondo fino a più o meno alla cosiddetta, una volta era la maggiorità, era 21 anni, poi è stata ridotta a 18. Diciamo tre settenni, anche questo aveva un perché, quindi è a 21 anni, al terzo settennio, che gli arti, diciamo gli involucri in cui si incarna l'io, arrivano alla loro completezza, direi fondamentalmente. Quindi in questi primi tre settenni, da fine ai 21 anni, abbiamo vibranti e attivi soprattutto le funzioni dei tre cosiddetti pianeti sottosolari, usando la terminologia tolemaica. I pianeti sottosolari sono appunto la Luna, Mercurio e Venere. Rispettivamente come archetipo vibrante e dominante nel primo settennio la Luna, nel secondo settennio, che è quello che andremo a vedere dalla volta successiva, quella di Mercurio, e il settennio di Venere, il terzo, in quel periodo, sorrido perché credo che per molti di noi sia stato un periodo burrascoso, dai 14 ai 21 anni. Poi inizia un periodo, questi sono i tre settenni dedicati all'edificazione del corpo, delle corporità. Poi a questo, dai 21 ai 42 anni, diciamo per altri tre settenni, abbiamo posti sotto l'egida dell'archetipo del Sole, delle forze solari, abbiamo lo sviluppo della componente animica dell'essere umano, nelle sue tre qualità, dell'anima, per dire, dell'anima concupiscente, dell'anima razionale e dell'anima cosciente di sé. Ecco. E poi gli ultimi, dai 42 fino ai 70, 63-60 anni, abbiamo attivati gli archetipi dei tre pianeti soprasolari, che sono, cominciando da quello più vicino al Sole, di Marte, di Giove, e nell'ultimo, diciamo dai 63 ai 70 anni, di Saturno. Saturno viene sempre anche nelle raffigurazioni pittoriche, ha rappresentato appunto in vari modi, ma è colui, l'archetipo di colui che estrae l'essenza delle cose, che riesce a trovare il senso profondo della propria vita. Questa legge settenaria, sì, ovviamente, questo è un sistema archetipico, si riflette, come dicevo prima, nell'evoluzione biopsichica dell'essere umano in chiave spirituale. Abbiamo visto l'altra volta che il primo settennio, si apre sotto la direzione, sotto l'attivazione e la direzione del principio archetipico della Luna. E quindi non è senza motivo per cui le forze lunari, che irradiano prevalentemente dall'essere femminile, fanno sì che il bambino sia estremamente unito ancora all'essere materno. Quindi il riferimento, visto in chiave materialista, che tanto papà o mamma sono uguali, senza andare oltre, ovviamente non corrisponde all'intima natura e all'essenza delle cose. Quindi il bambino, il neonato, è separato fisicamente dalla madre,
con il taglio del cordone ombelicale, cioè questa è la prima separazione fisica, ma come dicevo l'altra volta, l'unione rimane a livelli più sottili. Per cui è un po' lo stesso legame, potremmo dire, che esiste tra i gemelli bioovulari. Quindi hanno la parte sono integrati nella stessa aura, nella stessa parte energetica, per cui anche se sono distanti fisicamente, se sta male uno, l'altro lo sente. Perché non è solo, come dicevo, come prima, quando una madre porta suo figlio in grembo, nel suo ventre, no, quindi nella sua carne lo porta e nel suo sangue, ma rimane una relazione altrettanto forte, anche se più di natura più sottile. Quindi questa è qualcosa che poi piano piano si allenterà, ma ci vuole del tempo, e parecchio tempo anche. Quindi in questo periodo abbiamo visto che il bambino, adesso vedremo le caratteristiche, cresce fondamentalmente di corporeità e rimane all'interno di questa, chiamiamola, aura energetica femminile. Ora, il fatto stesso che noi consideriamo l'uomo non solo da un punto di vista fisico, ma da un punto di vista, diciamo, del suo corpo vitale, del suo corpo pranico, della sua qualità dell'anima e delle sue valenze spirituali, ovviamente non rende nessuno di noi uguale all'altro. Non lo rende né migliore né peggiore, ma lo rende diverso. Quindi immagino io che se un bambino piange e viene avvicinato ad un seno femminile, quello che va a percepire, al di là del latte che potrà prendere, è una qualità molto diversa della persona che lo tiene in braccio rispetto a quello che potrebbe fare come gesto, anche se è impossibile da un punto di vista biologico, se lo prendesse il padre. Con questo non vuol dire che il padre non lo debba prendere in braccio, anzi assolutamente, ma dico semplicemente che ciò che il bambino va a percepire sono qualità diverse. Lo sono diverse anche, ho visto, nelle madri. Per esempio, ci sono dei bambini che si attaccano, sto parlando del lattante, si attaccano molto volentieri solo a un seno, e l'altro, quindi o destro o sinistro. Quindi si entra già nella valutazione di una polarità. Allora, che differenza c'è? Il seno e il seno. Però, evidentemente, se uno, se il bambino si attacca, succhia, si addormenta, ad esempio, non so, quello di destra o quello di sinistra, e non lo fa nell'altro, evidentemente percepisce qualcosa di diverso. Io ho visto scene tenerissime, ecco, cioè staccato per un attimo, perché si consiglia ovviamente alle mamme di non tenerlo al seno più di 10 minuti, per voi 10 minuti, un quarto d'ora, e alternare i seni. Ecco, quindi staccato da un seno, rimesso nell'altro, mettersi a piangere, e poi staccato da questo in cui piangeva, rimesso come era prima, tranquillizzarsi. Quindi, cioè, allora, la domanda è: che differenza c'è? Evidentemente c'è anche differenza tra una parte destra e una parte sinistra. Quindi non c'è l'intercambiabilità di queste cose, ecco, dal punto di vista così del contatto intimo, ecco, profondo. Magari ci può essere dal punto di vista mansionale, se vogliamo, dal punto di vista dei diritti e dei doveri, ma siamo già su un piano giuridico, questo, non altro. E quindi si sviluppa questo corpo fisico, si sviluppa questo corpo eterico. Anticipo qualche cosa degli altri tre per poi passare a caratterizzare in chiusura gli altri tre settenni, e così avete uno squadro di quello che cercherò di portare a compimento.
Nel secondo settennio, invece, che è quello appunto dedicato a cui dedichiamo questi incontri, di cui questa è l'introduzione, è sotto una segnatura diversa, non è più la segnatura della Luna lunare, ma è una segnatura di Mercurio, cosiddetta mercuriale, cioè ha le caratteristiche, le qualità che ha questo pianeta, che è anche un metallo. Vabbè. Il bambino ha completato, quindi nel primo, lo riprendiamo dopo, nei primi 7 anni di vita ha completato il suo sviluppo, soprattutto per quanto riguarda la crescita del corpo. Vi ricordo quello che dicevo l'altra volta, nei primi 6 mesi di vita il bambino raddoppia il peso di nascita, se tutto va bene, quindi ha una velocità di crescimento vertiginoso. E questo naturalmente un po' rallenta, si matura, anche se non ancora completamente, tutto il sistema neurosensoriale, quindi il cervello. Da qui nasce anche l'importanza per chi, per una che è stata magari una giovane madre o deve magari come nonna può dare un consiglio alla nuora di cercare di allattare il più possibile. Questo ha una sua importanza anche da un punto di vista proprio della maturazione e della crescita del sistema nervoso. Insieme a quella del sistema nervoso c'è quella degli organi sensoriali, quindi dopo li riprendo brevemente. Quindi tutto il primo settennio inizia con la nascita fisica, anzi un po' prima, nel pre-nascita, potremmo dire, in tutto il periodo dei 10 mesi lunari della gestazione, e termina quando? Quando inizia il primo settennio? Quando i bambini cominciano a cadere i dentini. Ha inizio il cambio della dentizione. Questo ha un suo significato e senza entrare troppo in dettagli di fisiologia sottile, è un'indicazione molto forte che queste stesse forze vitali di crescita che prima operavano in maniera totale in tutto l'organismo, facendolo crescere, a livello del capo, a livello della testa, si rendono in parte autonome da questi processi di accrescimento fisico e si rendono disponibili a quella attività che noi cominciamo a esercitare andando a scuola. Cioè tutta quella attività, quella facoltà, che è cosiddetta cognitiva. Cioè quelle stesse forze vitali che prima davano vita e crescita al corpo, in parte si autonomizzano dal corpo, e diventano il substrato, cioè la base della capacità di pensare. E questo ovviamente è un passaggio che non viene spesso riconosciuto, viene anticipato. Bambini di 4 anni che sanno già leggere e scrivere, o far di conto, questo viene vissuto con beatitudine, in realtà Non è una cosa, diciamo, portatore di grande salute nel bambino, perché il bambino consuma. Quindi quello che consuma anche l'attività cognitiva, anche l'andare a scuola, anche studiare, consuma energia e consuma vita, vitalità. Per cui tanto più viene attivata la vitalità della testa nei processi, tanto più il corpo, difatti adesso i bambini sono tutti filano, io dico, sono tutti secchi, lunghi, lunghi, secchi, secchi, spesso, non dico tutti, ecco. E questo è dovuto anche al fatto che molte di queste forze vitali vengono trasferite dal corpo e vengono portate su in alto verso la testa e vengono impiegate nei processi appunto cognitivi, leggere, scrivere, far di conto. Per cui è molto importante anche questa fase, capire quando è il momento giusto per poterli mandare a scuola, i contenuti anche a cui i bambini vengono sottoposti. Ecco. Non è certo il caso di portarli subito nella astrazione.
anni fa, adesso non so neanche cosa più si usa, rimasi per uno come me e come molti di me, molti come me, che abbiamo imparato, abbiamo iniziato con l'abecedario, con le astine, con i tondini. Dopo un primo mese di scuola, sapere che i bambini trattavano argomenti di insiemistica, che è quanto di più astratto ci possa essere per un bambino. Per cui, insomma, questo è impegnativo. Adesso questo non è il mio campo, non voglio entrare. Quindi questo è il momento, è l'inizio del secondo settennio, dove andando a scuola incomincia la vera e propria socializzazione, quindi c'è tutto l'aspetto delle relazioni, no? Le relazioni con i bambini e relazioni con l'insegnante, che rappresenta in un certo senso, e qui lo vedremo anche dal punto di vista educativo, rappresenta l'autorità, ecco. Quindi non è più il genitore, ma è ovviamente un'autorità esterna. Quindi da qui nasce anche tutto il rapporto anche con l'autorità, in senso lato, quando un bambino di giorno ha la fortuna di incontrarla. Ecco. È la fase in cui si sviluppano, quindi, la formazione scolastica, la figura dell'insegnante, e il rapporto con i compagni. Ecco, questi sono i fattori. È la fase in cui si sviluppano i primi pensieri, i primi processi autonomi di pensiero, l'apprendimento concettuale e, come dicevo prima, le capacità relazionali e di comunicazione. Parlare di socializzazione troppo precocemente, lo vedremo, cioè prima che il bambino abbia una possibilità di un minimo di capacità di un pensiero autonomo, insomma, può anche essere un po' precoce, ecco. Può avere anche questo. Fa parte della libertà dell'uomo, anche qui, che conosce, cercare in senso, diciamo, armonizzante, di capire quando qualche cosa dentro di lui o fuori di lui è in eccesso e ha bisogno di essere, c'è un bellissimo termine che corrisponde ad una virtù, una delle virtù platoniche, che era la temperanza, cioè temperare con l'opposto. Questo è il senso fondamentale della virtù. La virtù non è un'acquisizione statica, è qualcosa che continuamente si muove tra un eccesso ed un difetto. Quindi è la consapevolezza di essere in eccesso e quindi avere la capacità di recuperare in senso opposto, oppure il contrario, avere la consapevolezza di essere in difetto e quindi cercare di riempire, di riequilibrare riempiendo ciò che è carente. Il terzo settennio, che quello è l'ultimo che faremo in questa prima fase, coincide con il periodo che va dai 14 anni, 13-14 anni, che è l'epoca in cui finisce il secondo settennio. Inizia con il lato fisico del cambiamento dei denti e termina con la pubertà e l'inizio della maturità. Noi chiamiamo sessuale, Stein nel corso di pedagogia chiama maturità terrestre, non la chiama solo maturità sessuale. E quindi lo sviluppo, quindi questo è il periodo che va da quell'evento, che può essere dai 12 ai 14 anni, vedremo, fino ai 21 anni, abbiamo il terzo settennio. Questo siamo sotto l'archetipo, l'attivazione dell'archetipo, sia sul piano fisico, sia sul piano psichico, sia come qualità spirituali di Venere. Sul piano fisico abbiamo il completo sviluppo degli organi sessuali e lo sviluppo sessuale, quindi l'acquisizione di una capacità di
procreazione, cioè di generare un altro essere umano. Questo sul piano fisico. Ecco. Quindi si crea, si attiva quella che noi conosciamo, sia per esperienza, sia per avere studiato, come tutte le pulsioni erotiche, tutta la chimica, potremmo dire, che si manifesta nel corpo, e che manifesta, diciamo, quella che Aristotele chiamava l'anima concupiscente, no? L'anima che appetisce tutti gli appetiti, la voglia di mangiare qualche cosa, di farlo proprio, di afferrare. E in questo, diciamo, come prima si erano, con il cambio della dentizione all'inizio del primo settennio, si erano liberate parte delle forze vitali dalla testa. Nel secondo settennio queste forze vitali si erano in parte rese autonome, ma lo vedremo meglio la prossima volta, nella zona mediana, no? Nella zona ritmica del respiro, del battito del cuore. Nel terzo settennio queste forze si liberano, queste stesse forze si rendono in parte autonome, queste forze che sono di natura psichica, psicologica, si liberano dal corpo in parte, a partenza appunto dall'apolo del metabolismo, delle membra, ecco, cioè tutta la zona dell'addome e del basso addome. Quindi e nasce quello che viene chiamato il corpo del desiderio. Adesso questo chi ha magari conoscenze e terminologie di altre culture, magari lo potrà chiamare, non so, credo di non sbagliare, il corpo manico, il kama, adesso non so, non li conosco queste terminologie, ma il concetto è questo, è la parte concupiscente dell'anima, ecco. Quella che desidera e possiede. Quindi nasce qui la sensualità, tutto l'aspetto erotico che si manifesta durante il primo settennio e poi entra in una, diciamo, si sviluppa poi su altre qualità, su altri piani che vedremo quando li affronteremo. Questo era solo per delinearvi che a livello fisico ci sono dei segni che costituiscono queste soglie di passaggio. È facile riconoscere dal punto di vista fisico, soprattutto queste prime tre, un po' più delicato riconoscerle invece su un piano più vitale o animico. Con questi primi tre settenni si conclude tutte quelle che è quelle che ho cercato prima di spiegare, cioè di illustrarvi, o che adesso potrei cercare di riassumere come tutto il karma, dire tutto ciò che agisce come karma passato, tutte quelle forze collettive che agiscono a formare, a creare una coppa dove intorno ai 21 anni incomincia nella forma dell'ego, non dell'io superiore, e a prendere possesso l'io, cioè a manifestarsi l'io. Capisco che questi così, detti così possono sembrare, ma cercheremo dopo di spiegare meglio questi termini. La maggiore età era questa, no? Il fatto di essere consapevoli, di essere un io all'interno di una linea familiare. Faccio sempre questo esempio, no? Noi abbiamo un nome e un cognome. Il cognome ci lega alla nostra stirpe, il nome ci individualizza all'interno di quella stirpe. Ecco, allora essere coscienti del nome che portiamo all'interno di quella stirpe è quello che alla coscienza si presenta intorno più o meno ai 21 anni. Quel periodo là, possono essere i 19, cioè prima la fase dei 18 anni, ci sono momenti di crisi biografica anche molto forti, 18-19 anni, perché sono altri ritmi, che sottoritmi che lavorano e vibrano all'interno dei settenari che vi dicevo.
mainstream. Questo periodo, appunto, questi tre periodi costituiscono le basi, l'architettura fondamentale, perché l'io cosciente, nella sua forma più egoica all'inizio, prenda possesso degli strumenti per vivere la propria vita in maniera sempre più consapevole e autonoma. Ecco. Quindi spostare concretamente, anticipare la maggiore età usando criteri di natura giuridica che non tengano conto invece degli aspetti cosiddetti antropologici, cioè dell'aspetto della qualità del periodo della vita che uno attraversa, ovviamente non può generare salute, come ogni anticipazione o ogni ritardo o posticipazione. Quindi, adesso sono 17:31, un'ora e mezzo che parlo, cerco di, alcune cose l'ho già detto, ritornare nuovamente alla sintesi di questo primo settennio. Molte cose sono state dette anche di più, quindi ve le riassumo, ve le indico soprattutto brevemente. Quindi la fase della crescita, il principio archetipico della Luna, come in tutto il suo aspetto anche simbolico e non solo, lo sviluppo del corpo fisico e del corpo vitale del bambino, l'importanza dello sviluppo degli organi di senso e quindi l'importanza anche per uno sviluppo sensoriale autonomo, corretto, di poter approcciarsi a loro in maniera adeguata. E quali sono le vie prime per stabilire una relazione con un lattante? Il tatto, cioè toccarli. Vedo adesso le giovani madri sempre più come timore, no? Come nel dare la mano, adesso a parte che non si può, ci dai gomiti e tutto, ma sto parlando di un'umanità ancora un po' normale. Osservano spesso questi bambini come uno scienziato potrebbe osservare un fenomeno al microscopio, oppure cioè, sono fuori, ecco, non c'è feeling. Ecco. Allora, un modo per sorpassare tutto questo è quello di usare il tatto, cioè accarezzarli, massaggiarli, toccarli. Quindi questo serve alla neomamma per stabilire un ponte con questo bambino, imparare a conoscerlo, e per chi le riceve anche ovviamente un nutrimento, ecco, ulteriore. E quindi accarezzato e curato con amore, possibilmente, se c'è. E l'altra via è la parola. La parola e il canto soprattutto, non la parola che trasmette informazioni, faccio questo perché così succede questo, non istruzioni per l'uso, ma il linguaggio, il canto armonico, ecco, l'armonia di un canto, una ninna nanna, cose, adesso si mettono i CD musicali, ecco, e quindi ecco, queste vie sono vie preferenziali secondo almeno me, le conoscenze che ho. E qual è il principio che segue il bambino? Il principio di apprendimento, parlavo della relazione con lui. La genitorialità inizia dopo l'evento biologico della nascita. L'evento biologico della nascita va da solo, segue le leggi di natura. Non ha bisogno di grande partecipazione se non quella di porre ostacoli, di non porre ostacoli. La genitorialità invece presuppone invece tante l'esserci, fondamentalmente. Quindi esserci significa anche come approcciarsi. Gli strumenti fondamentalmente sono quelli che vi ho detto. Il tatto
e la parola. Ma e dietro che cosa portano? Portano l'esempio, perché il bambino impara, piccolino piccolino, nel primo settennio, impara imitando, l'imitazione. Non impara spiegando. La fase della spiegazione dopo, è quando diventano un po' più grandini. Ma prima imparano per imitazione. Per imitazione e specularità. Cioè noi facciamo una cosa, quelli che sono appena appena un po' più grandini, dopo qualche ora o qualche giorno la ripetono uguale. Quindi vuol dire che non è una imitazione, una specularità piatta, potremmo dire, ma ciò che vanno a imitare non è solo la gestualità, qualcosa di fisico, no? Ma imitano fino nel profondo. E in questa imitazione plasmano loro stessi. Quindi se... Non so se riesco a spiegarmi a sufficienza. Non è una limitazione e la specularità non è una riproduzione come dire, non è una semplice riproduzione senza conseguenze. Quelle che vengono imitate e sentite, prima di essere imitate, attraverso queste speciali antenne che hanno i bambini piccoli, entra e costituisce e plasma il loro intero corpo. Questo vi ricordate l'altra volta, non credo che ne parlai, no? L'importanza di dare e chiamare il bambino con il suo nome, non con i diminutivi, gli storpiativi, usare un certo tipo di linguaggio, cercare di non usare le parolacce, cioè, ma non per fare il bacchettone o il moralista, ma perché la parola ha un suo potere formativo. Quindi se io uso un certo tono, una certa qualità di linguaggio, queste onde vibratorie, no? Vi ricordate che parlavo, no, degli esempi di Muramoto, il rapporto con l'acqua, tutto. L'essere del bambino è 80-90% di acqua. Quindi quella sonorità che vive attorno a sé, anche e soprattutto attraverso la parola delle persone che a lui sono più prossime, cioè i suoi genitori, non è indifferente nella sua formazione e nella sua crescita. La stessa cosa per quanto riguarda l'ambiente esterno. Un conto, ci sono bambini, purtroppo, io ho visto, che vivono in case dove regna il caos. Non dico che ovviamente ci deve essere un ordine da sala operatoria nel bambino attorno a lui. Però, così, un conto è, chiamiamolo, il disordine creativo, e un conto è il disordine sciatto, perché il bambino si nutre, non tanto imita la sciatteria che sta dietro un certo ambiente, nel configurare un certo ambiente piuttosto che un altro, così come riguarda la pulizia o la sporcizia. Non è che giudica, introietta direttamente. Quindi discussioni, quindi cose, ecco. Il bambino sembra, razionalmente, cognitivamente, non capisce, così come ovviamente intendiamo noi tra adulti, ma imita e introietta le qualità, non solo il significato della parola. Quindi se io do un'inflessione di voce, alla voce, magari di rimprovero, oppure uso una parolaccia, oppure come ho sentito dire, ma va in quel posto, quello che arriva è l'intenzionalità di ciò che io dico, non è la qualità animica che si esprime attraverso quella parola. Quindi non è il semplicemente non dire la parolaccia, no?
potrebbe avere anche il suo senso, ma quello in particolare diventa fondativo per lui. Così come appunto anche espressioni più meno nobili, bestemmie o uno sembra di fare, non è fare del moralismo, io sto osservando le cose dal punto di vista proprio di sano e malato, ciò che produce salute e ciò che ne sottrae salute. Ecco, questo è, poi ovviamente come in tutte le cose ognuno si comporta, però l'importante è che se sa è più facile non sbagliare, mentre invece l'ignoranza, come noi ben sappiamo, è la base di ogni degrado. Quindi funzione lunare, quindi l'armonia, i ritmi, un'altra cosa, il modo per approcciarsi, abbiamo parlato di questo. Il bambino piccolino soprattutto è molto abitudinario, ha bisogno dei suoi ritmi, di sonno, di pappe, di tutto. Tanto più piccolo è più forte è questo bisogno. Vabbè, igiene, potremmo dire, dei colori, dei suoni, dicevo prima, della parola, dell'atmosfera morale anche che sta attorno a lui, anche questo entra dentro di lui. Brevemente un richiamo agli aspetti sensoriali. Steiner nella sua visione antropologica parla di 12 sensi, uno ogni in corrispondenza di ogni impulso formativo zodiacale, per cui quelli di pertinenza tipica del bambino del primo settennio sono appunto sono costitutivi, ma vanno fatti maturare. Cioè l'essere del bambino, il bambino piccolino, ha una sensorialità complessiva dove ci sono tutti questi, solo che a secondo della vita, questi vanno, a seconda delle fasi della vita, dei periodi della vita, questi si attivano e vanno sviluppati e il più possibile armonizzati. Quelli del primi anni, del primo settennio, in una gradualità diversa, sono appunto il senso del tatto, fondamentale. Quindi come si sviluppa il senso del tatto del bambino? Toccandoli. I bambini, ho visto, ci sono dei bambini adesso che quando vengono a visita, per esempio, toccano tutto, toccano una cosa, toccano un'altra, toccano e mettono anche oggetti della scrivania, tutto. No? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il senso del tatto non è sviluppato bene. E molto probabilmente, spesso l'ho chiesto, sono bambini che sono toccati poco, perché oggigiorno si tocca poco. Cioè il senso del tatto, anche da parte degli adulti, viene usato poco. E indice, insomma, di una certa, un po', non dico volgarità, però insomma, le cose vanno osservate. Noi abbiamo una civiltà molto ricca dal punto di vista visivo, più povera dal punto di vista uditivo, sappiamo ascoltare poco, e ancora più povera dal punto di vista tattile. Saper toccare, saper sentire con le mani. Le nostre vecchie madri, quando avevamo la febbre, ci guardavano, poi facevano così, vai a misurare, che c'era, ma no, non è vero, non c'era la febbre. Poi andavamo a misurare, 38, 38 e mezzo. Perché, oppure, non so, la temperatura per fare il bagnetto, adesso si mette il termometro, una cosa scientifica, una volta mettevano il gomito, se andava bene si metteva dentro il bambino, per dire come la sensorialità, l'aspetto tattile nella nostra società ovviamente è andato via via atrofizzandosi e quindi è anche difficile poi poter sviluppare insieme il senso del movimento. Allora, quando tatto e movimento e vita, equilibrio e vita, sono, diciamo, fanno difficoltà a svilupparsi, viene fuori questo quadro
comunissimo dei bambini che soffrono di mal d'auto, cioè vengono sollecitati, hanno difficoltà ovviamente nell'adattarsi con l'equilibrio, spesso inciampano, cadono, cioè insomma, è tutto un campo da seguire, ecco, avendo dei criteri dal punto di vista. E questi sensi sono molto importanti perché sono connessi in profondità con i sensi, con gli impulsi di volontà che verranno fuori man mano da grandi. Quindi ovviamente per esplicare la nostra volontà da grandi, da adulti, noi abbiamo bisogno di ovviamente avere come strumento fisico il nostro corpo, quindi di avere un senso della profondità delle cose, del tatto, del movimento, sia esterno e sia interno anche. Trovare un equilibrio, avere il senso della vitalità interna del corpo, quando diciamo ma non mi sento bene, cos'è che sente? È questo organo di senso qui, è il senso della vita, che sente che i processi vitali non fluiscono bene nell'organismo, c'è qualcosa che non va. Quegli altri, ovviamente, i sensi animici e i sensi spirituali ci sono, ma vanno sviluppati successivamente. Quindi, base poi di questo senso diciamo, i sensi che a loro volta fanno riferimento alla qualità della volontà, sarà poi anche la libertà, il movimento, il fatto di potersi muovere nella natura, giocare sull'asse dell'equilibrio, di equilibrio, non cascare, riuscire a prendere le palline in movimento. Ci sono bambini che sono tenerissimi, no? Li lanci la palla e non riescono a trattenerla, a fermarla, o perché magari non si attivano troppo tardi, insomma, è una cosa importante, ecco, su cui soffermarsi. Tutto questo, soprattutto nei primi anni di vita, nei primi tre anni, nel primo settennio, converge in quello che si completa nel primo triennio, che è l'acquisizione, senza questi organi di senso, senza un sistema nervoso ben strutturato, ben configurato perlomeno, non è possibile per il piccolo bambino, per l'essere umano in divenire, che cosa? Acquisire le tre facoltà più elevate che ogni essere umano presenta al mondo, che sono l'acquisizione della stazione retta, il mantenimento di questa, la capacità di muoversi nello spazio orientandosi, mantenendo l'equilibrio, che sono appunto il camminare, poter parlare, quindi esprimere attraverso la parola in maniera sempre più compiuta il proprio mondo interiore, e nel proprio mondo interiore, questa è l'ultima acquisizione che si ha poco prima del termine di questo settennio, riuscire a esprimere pensieri propri, che da prima sono pensierini, per prima sono anche questi imitati da altri, e poi piano piano si individualizzano. Gli strumenti, vi dicevo, prima dell'imitazione, quello diventa anche il principio pedagogico. Due sono i principi pedagogici in questo periodo: uno è l'imitazione, ve l'ho spiegato, e l'altra è l'espressione della sua creatività, che va rispettata al massimo, il gioco, la capacità di giocare. I bambini piccoli hanno bisogno di giocare, non alla PlayStation, possibilmente, ma a giocare in giardino, dove è possibile. E mi rendo conto, mentre dico queste cose, che noi abbiamo costruito ovviamente tutta una società che da questo punto di vista gioca a loro sfavore, anziché favorire tutte queste attività. Quindi adesso termino questa mia esposizione, siamo alle 2 ore,
con questo aforisma che lascio poi a voi così di dipanare, di sviluppare in pensieri. Quindi qual è il principio educativo del primo settennio? È un mondo buono da imitare per creare e irrobustire quelle forze di volontà che sono quelle che ci conducono verso il futuro. Alla base di questa, alla base della vita volitiva e alla base del principio della volontà, no? Adesso ritorno ai tre principi platonici del bello, del vero e del buono. Questo è il periodo della bontà, cioè far trasmettere, e questa è una grande arte proprio, specialmente oggigiorno, ai bambini che il mondo è, malgrado tutto, buono fondamentalmente. Perché questo attiverà la sua volontà ad andare incontro al mondo, cioè a potersi, a stabilire con il mondo, in quanto espressione del creato, anche un principio di religiosità. Religiosità che non vuol dire confessionalità, ma vuol dire rilegare, cioè ritrovare l'espressione dello spirito anche nel mondo. E questo viene messo come piccolo germe in Fieri, in questi piccoli grandi uomini che così che cercheremo per come possiamo di instradare nella vita nel migliore dei modi. Ecco, questo. Io vi ringrazio, avrei finito.